Buongiorno ragazzi, sono Mike senza nome e vi do il benvenuto a un altro episodio di Transport Fever. Tutto il mondo è congelato, tutto il mondo è inchiodato e sì, anche i miei FPS lo sono stati per qualche secondo. Comunque sia, ho messo in pausa perché mi è venuta in mente una cosa spettacolare, cioè nel senso una cosa banale, ma in realtà io la passo per spettacolare. Sì, allora, all'interno del carbone minerale ferroso vanno a rompersi sempre i cocomeri e di conseguenza ci va di mezzo l'acciaieria. Allora, io volevo prendere questa linea e fare una roba del genere. Quindi, sì, ok, fare una roba del genere. Eliminare quella roba lì, perché se voi guardate abbiamo qua dei binari ancora, uno, due, questi due binari qua, che sono liberi, completamente liberi. Quindi io posso anche pensare di fare una cosa del genere, quindi prendere un binario, bello bello, e collegarmi. Allora, vediamo un attimo quale dei due abbiamo detto, che non mi ricordo neanche più. Questo. In questo modo, in questo modo. Possiamo collegarci così, quindi anche questo lo facciamo andare parallelo. Più che possiamo, perché alla fine abbiamo visto che si inciucciano, si intralciano a vicenda. E quindi farli combaciare il più in là possibile. Tipo così. Va bene? Va bene. Ci mettiamo il semaforino sulla parte destra, sulla parte esterna. Così mi è stato detto, si mettono sempre sulla parte destra esterna i semafori. Di conseguenza i semafori sono stati messi sulla parte destra esterna, più o meno. E adesso dovrebbe, vediamo un attimo il carbone, perché qua magari si trenano del carbone, lo devo liberare dal binario 1 e passa in automatico al 6. Quindi adesso, se io vado su terminals, sul 6 abbiamo il carbone e la linea mattoni. Che cazzo di linea è la linea mattoni? Linea mattoni, esiste una linea mattoni? Veicoli. Tre materiali da costruzione, ah ok. Sì, mattoni, chiamiamola materiale da costruzione. Materiale da costruzione. Bene. Adesso se io ho fatto questa cosa, cioè nel senso questa potrei anche tipo eliminarla tutta, incluso il deposito. Che perché adesso non c'è più niente, cioè c'è solo questa linea qua. E dovrei mettere questa linea qua, così, non col semaforino, ma la linea di per sé, che si collega magari più avanti, di conseguenza il semaforino ce l'aveva qua sulla destra. Ok, in questo modo dovremmo esserci, aver risolto tutti i problemi di questa linea super mega fantastica. Porto merci, stiamo scaricando un sacco di merci. Stavo guardando qua che sta funzionando tutto alla grande. L'acciaieria ha preso a funzionare alla grande. Guardate qua, prodotto di acciaio a bomba. Cerca di inviare più acciaio addirittura. Addirittura, dove cazzo, cos'è sta cosa? Linea acciaio 165 su 165. Molto buono, molto buono. Intanto abbiamo il cibo a Valgau, che sta facendo un giro a vuoto. Sì, perché deve venire a prendere il cibo. Cibo a Valgau 54. Ottimo, fantastico. Qua abbiamo 5 unità di pane. Sì, 6, 7, dai. Tempo che arriva il camion, carica. Non è proprio full load, non è proprio pieno carico, però insomma ci va bene lo stesso. Il bilancio è in positivo, questo è quello che conta. E di conseguenza Mike City, quanto pane abbiamo? Eccellente. Eccellente, sì, eccellente, perché penso che glielo portino tipo anche da là. Va bene, fa stesso, andiamo avanti con quello che stavamo dicendo. Nella scorsa puntata abbiamo costruito la nostra linea. Questo è il treno delle merci a Seefeld in Tirol, che io quasi quasi, per non saperne leggere e scrivere, lo cambierei. Lo cambierei, ma non ancora. Linea centro. Sulla linea centro ho un nuovo trenino che fa tutto questo giro, mega giro. Eccolo qua, non l'abbiamo neanche visto. L'espresso del centro, che fai 107 e 61 persone. Attenzione, io l'avevo sottovalutato, avevo detto massima chi vuoi che venga. Dovrei fare i 120, ma in questo modo non vedremo un cazzo, perché siamo dentro la montagna, più o meno qua da qualche parte. Ce la facciamo uscire bello. Treno diesel che porta le personcine. Diamogli un colore
se è tutto verde scuro riusciamo a farla. Guarda, ma che bello, ma che bello che è. Allora, panoramica sta frenando perché sono un imbecille e ho lasciato al gioco costruire il ponte e di conseguenza mi ha messo il ponte più scarso che ci sia. Imbecille. Dai, bello, date una mossa che ti cancello il ponte da sotto il culo. Perdere velocità così, sto cretino. Meno male che siamo nel 2017 e fanno giochi che sono cretini. Allora, guarda, 300 all'ora. Oh, adesso ci siamo. C'è qualche altro ponticello stupido che devo controllare? Perché non mi fido più di sto qua. Abbiamo Unterkirchen, che ha una linea di merda. Stazione, la stazione è bello. Upgrade, catenaria, alta velocità, applica. A parte che la catenaria non gli serve perché abbiamo il treno pro, cioè diesel. Qua abbiamo fatto bene. Questo è in pietra. Va bene, dai, va bene anche così. E quindi passiamo al alla parte seconda del nostro progetto, che riguarda, non mi ricordo più che cosa riguarda la parte seconda del nostro progetto. Abbiamo dei sulla linea 6 che Z-Field interna, ok? Abbiamo dei veicoli a dir poco scandalosi e abbiamo un Mercedes-Benz da cambiare, o il Haufisch, che non so che cacchio sia, ma io prendo il Mercedes-Benz, quindi ok, sostituisci ora, grazie. Così abbiamo un po' di cose diversi. Fatto questo, vediamo un po', perché qua a Val Polling in Tirol, Tevs, no, Tevs lasciamolo lì dove sta, era qua in fondo mi pare, sì, a Valgensee. A Valgensee che mezzi abbiamo? Mezzi d'anteguerra, anche qua. Anche se valga o sostituzione, abbiamo manco un veicolo da sostituzione. Prendiamo un Saurer Dux con tanto di porta così dietro. Sostituzione automatica, sostituisce ora, sì, grazie. E su questa linea quanti camioncini abbiamo? Veicolo, eccolo qua, eccolo qua, già il primo comprato, guardate, guardate che bello. C'è pure i tergicristalli che funzionano. E il rimorchietto. Ma quanto è figo sto coso. Quanto è figo sto coso. Ragazzi, ripetete insieme a me. Tanto figo. Sì. Tergicristalli. Va bene. Lo possiamo osservare. Guarda, cioè, guarda che panorama, ma ti dico, ma guarda che panorama! Quel lago lì, ma che bello! Spettacolare, spettacolare. Hanno proprio una bella cittadina sti stronzi, beati loro. Ma boh, a posto, a posto. Abbiamo fatto anche questo. Adesso ci occupiamo del progetto X. Il progetto X ci vede coinvolti nella creazione di una linea che parte da qua, ci fa attraversare, cazzo, devi collegarti parallelo a questo, bello, cioè ci vuole tanto attraversare qua, un edificio verrà rimosso, cazzi suoi. Salvataggio del gioco, ovviamente, grazie, salvamelo tutto così. E vediamo di rimuovere un po' di stronzate qua, grazie. E adesso, invece di fare i cretini, noi andiamo dritti a Z-Field in Tirol. Quindi questa è una linea che... Pensate un attimo a questa linea qua, ragazzi. Cioè, dovrà avere 40 miliardi di cavalli perché dovrà farsi tutta sta super mega salita. E... ce la facciamo uscire da qualche parte oppure saremo perennemente nel tunnel? No. Saremo perennemente nel tunnel. Bene. Sì, allora non sarà semplice fare questa salita per niente, ok? Mi sembra fattibile come cosa? Ma sì, ma perché? Ma vaffanculo, ma noi facciamo tutto. A parte che abbiamo detto che dobbiamo andare in su, quindi ecco qua.
Siamo arrivati quantomeno in piano. Più o meno 187 milioni. 180. Ok, il mio capitale praticamente si è ridotto della metà per fare la linea. Ecco qua il super mega collegamento. Adesso intanto fammi ricostruire qua la cittadina, che se no mi bestemmiamo dietro tutti i cittadini della cittadina. Mi bestemmiamo dietro. Quindi strada media da qua. Possibile costruire là, ci piace. Da qua là, ci piace. E boh, cosa trovo cancellato? Non ho idea. Mi ha chiesto se volevo cancellare, confermare quello che stavo cancellando. Io quindi ho detto di sì, perché non ho idea di cosa stavo facendo. Via Eclissi copre tutto, via Verdi da quella, via Cupini, buono, buono. Abbiamo tutta la cittadina coperta. C'è un problema. Linea 2 del carbone. La stazione 1 e 2 non sono connesse. No, aspetta, aspetta, aspetta. Cioè, tu sei dentro la stazione e mi stai dicendo che non è connessa. Se non sono connesse, come cazzo ci sei arrivato nella stazione? Se non sono connesse, mannaggia te. Ok, sì, sì, adesso. Adesso ha tutta una logica. Ciao vicino, ciao anche tu da queste parti. Che cazzo, trasportiamo del carbone anche noi. Sì, collaboriamo, cioè, ciao. Si fanno un ciao ciao da una finestra a quell'altra, praticamente questi due imbecilli. Guarda che roba. Cioè, si sono fermati a un metro di distanza e si guardano. Meno male che c'è un semaforo lì, perché sennò. Allora, treno del carbone, vattene a fanculo. Praticamente ho dovuto rifare il percorso ed è esattamente come l'avevo fatto, come l'avevo fatto prima. E adesso si è svegliato. Ah sì, ma guarda, è di qua che devo andare. Tipo, rincoglionito. Vabbè, va bene, va bene, vaffanculo. Io ho altri problemi in questo momento. Allora, stavo costruendo qua nella cittadina di, dove cacchio è, nella cittadina di Seefeld in Tirol, e abbiamo fatto il nostro raccordo aereo. Ok, quindi da qua bisogna partire, perché non abbiamo più problemi adesso. Bisogna partire e andare in là. Quindi passeremo per il tunnel. Ed è qua il trucco. Il barba trucco. Che qua ci stacchiamo e andiamo lungo la strada. In questo modo. E ci si va a collegare. È impossibile costruire. Bello. Nulla è impossibile. Vaffanculo. Mike City è mia. Faccio quello che voglio. Quindi ho demolito mezza città. Bene. E siamo arrivati finalmente, abbiamo collegato la linea est con la linea centro e con la linea ovest, in teoria. In teoria, in pratica non lo so. Adesso come posso pagare i miei peccati? Facendo così, bene, basta. Ok, compriamo un treno, tanti cavalli ci servono, quindi deve essere possibilmente una locomotiva... vabbè, la FE, boh, va a posto, risolto il problema. La FE perché deve fare il giro della Madonna, deve fare il giro lassù in cima alle montagne, quindi carrozze. E mettiamoci anche qua un centinaio di persone, centinaio di persone. La linea, questa è la linea raccordo est-ovest. Vabbè, centro anche, centro-ovest. Questo è un mega raccordo, ragazzi, cioè super trenozzo. Quindi da Zirl si farà questo super mega giro e verrà fin qua su a Coso, a Seefeld. Da Seefeld andrà a stazione 1 e 3, non sono connesse. Perché sto ad ascoltarlo io? Comunque da Jarnitz bisogna andare dritti fino al hub di Mike City. Stazione 1 e 4 non sono connesse. Va bene, vaffanculo. E quindi torniamo indietro a Jarnitz, Seefeld in Tirol. Adesso funziona. Ma pensa a te. Ah, perché c'era questo raccordo che lui non riusciva a capire. Va bene, fa stesso. Quindi il trenozzo è partito. Il trenozzo è partito. Direi che in questo episodio ci limitiamo a fare questo mega raccordo e ce lo gustiamo, ce lo gustiamo, ci gustiamo questo super mega viaggio. E io vi ringrazio per l'attenzione, sono Mike senza nome e ci vediamo al prossimo episodio. Guardate, questo è il trenozzo della linea est che si incrocia con il nostro trenozzo del raccordo. Mamma mia, e ovviamente tutti i plebei sono lì che aspettano. Ben vi sta, plebei, ben vi sta. Adesso ci facciamo una mega salita, una super mega salita. Bene. Alla prossima, ciao ragazzi, Mike senza nome, passo e chiudo, ciao!